Salve amici e ben ritrovati nella cucina di Margi. Oggi vi presentiamo la ricetta del migliaccio, è un dolce di carnevale tipico della regione della Campania. Gli ingredienti sono mezzo litro di latte, mezzo litro d'acqua, 250 g di semolino, 250 g di ricotta, 3 uova, la buccia di un'arancia e di un limone, una bustina di vanilline, 70 g di burro, 300 g di zucchero e, per chi lo gradisce, anche un cucchiaio di liquore al limone. In una pendola versiamo il latte, l'acqua. Aggiungiamo il burro. E la scorza di arancia e limone. Portiamo ad ebollizione. Non appena il latte giunge a bollore, versiamo a pioggia il semolino. Giriamo e facciamo cuocere lentamente fin quando il composto non si è addensato. Adesso abbiamo spento e togliamo le bucce di arancia e limone. Facciamo intiepidire. Mentre il composto di semolino si raffredda, noi iniziamo a lavorare le uova con lo zucchero. Lo aggiungiamo un po' alla volta. Incorporiamo anche la ricotta. E da ultimo la busta di vanillina. Continuiamo a lavorare. A questo punto non ci resta che unire i due composti e lavorarli fino ad ottenere un composto omogeneo. Possiamo lavorarli sia con il frullatore ma anche con un mixer, un robot da cucina. Abbiamo imburrato ed infarinato una tortiera di 26 centimetri. Adesso trasferiamo il composto. Livelliamo, inforniamo in forno caldo preriscaldato a 180 gradi per circa 50 minuti o finché non raggiunge un colore ben dorato. Ed ecco qui il nostro migliaccio, chiamata anche come torta al semolino. Con questo breve video Margi vi saluta e vi aspetta sul sito www.passionierricettedimargi.com e sulla pagina Facebook Ricette di Cucina. Alla prossima!